Amici di MMAmania.it, benvenuti alla nuova puntata di MMA Zone. Io sono Roberto Riccardi e come sempre sono in compagnia di Danilo Brutti. Buongiorno a tutti. E Fabrizio Forconi. Ciao a tutti, gente. Bene, cari amici, siamo qua dopo un weekend senza eventi UFC e giustamente per compensare questa cosa, questa settimana ne abbiamo tre addirittura in America. Un evento UFC, un evento Strikeforce, un evento Bellator. Anche sul panorama italiano abbiamo un sacco di roba della quale parlare, per cui bando alle ciance e iniziamo a parlare con l'evento che si terrà martedì sera, noi registriamo lunedì come sempre diciamo, martedì notte, 15 maggio, si terrà l'evento UFC on Fuel TV 3, Korean Zombie contro Poirier. Andrà su Sky qui da noi? Credo di sì, ma non lo so. Dovrebbe essere una notizia dell'ultima ora, tra praticamente stasera di quando registriamo e domani stesso, perché l'evento è già un po' di nicchia lì, quindi qui è un po' devono ancora valutare la situazione, però tempestivamente lo faremo sapere sia sul sito che sul forum. Essendo di martedì notte, voglio dire, a meno che uno non ha niente da fare, è un po' difficile fare l'alba per vedere queste vette. Probabilmente faranno una specie di commenti, di momenti salienti in differita o qualcosa del genere, è da vedere, vediamo. Sentiamo Alex Danni. Fatto sta che tendenzialmente gli eventi gratuiti negli Stati Uniti vanno in diretta gratuita su Sky Sport, per cui guardate la guida di Sky, come diceva Fabrizio, seguite il nostro sito, la nostra pagina Facebook, via dicendo, e vi faremo sapere non appena conosceremo qualcosa sul fatto. Ad ogni modo, card UFC su Fuel TV 3, che vedrà, come ormai moda per gli eventi su Fuel TV, 6 match. Per la gioia del nostro Fabrizio Forconi, li analizziamo un attimino tutti e 6, e iniziando dall'ultimo match della card principale, che vede Tom Lawlor contro Jason McDonald. Vabbè, dai. Qua va già anche bene, eh? Qua sì, diciamo, che mi contengo. Qui no. qui abbastanza ci siamo, direi. Allora, Tom Lawlor è quello che fa le entrate, diciamo, tra virgolette, spettacolari, che si traveste da qualcuno e lo imita praticamente. Esatto. Per quello è famoso, per le entrate che fa al peso, poi tra l'altro anche. Sì, esatto, visto da Dan Severn, mi sembra, una volta, l'ultima volta forse. Veterano, comunque, questa card, diciamo, a parte main event, come main event e qualche altro incontro, è piena di, comunque, di questi fighter costrisce vincenti accompagnate da brutte sconfitte, insomma un po' i fighter quelli che stanno nel limbo, diciamo non proprio da UFC, però che cercano un riscatto, quindi anche è giusto che Fuel TV venga utilizzato in questo modo, però noi facciamo un pochettino di fatica anche a presentarvi gli incontri, quindi non so, Roberto, okay, tu te ne sai di più. Allora, questo match nella categoria dei pesi medi è già un passo in avanti. No, vabbè, però scherzi a parte. Jason McDonald è un veterano anche lui, non più giovanissimo, e sono entrambi i grappler, sia lui che Lawlor. Lawlor nel corso degli anni è un attimino migliorato per quel che riguarda lo striking, e da quel punto di vista, nonostante non sia uno specialista, è forse superiore a McDonald per un discorso forse di potenza. Dal punto di vista del Brazilian Jiu-Jitsu, nonostante Lawlor non sia uno sprovveduto, McDonald ha il vantaggio, perché comunque grazie al suo grappling a terra, che ha una carriera di discreto successo con oltre 40 match, il canadese, mentre vedo Lawlor migliore nel wrestling. Se combiniamo un po' tutte queste cose, vista anche la maggiore, essendo più giovane Lawlor, più esplosivo e via dicendo, do favorito il giovane Lawlor. Il problema di Lawlor è spesso stato il cardio, dovesse un attimino patire anche questa cosa, potrebbe incorrere in qualche problema. Detto questo, non è un match sicuramente a senso unico, però se io devo dire il mio favorito andrei con Lawlor. Ok. Prossimo match successivo tra Fabio Maldonado e Igor Pokrajac.
Questo è già un incontro un pochettino più voglio dire elettrizzante, anche se lo penso, però quantomeno. Allora, Fabio Maldonado dovrebbe essere quello con il background nel pugilato, giusto? Esatto. Igor, quell'altro invece, mani pesanti. Quindi Esatto. dovrebbero fare fuoco e fiamme. Chiaro. Quello che ci aspettiamo. Bah, non so chi dare favorito. Non lo so. Guarda, io me li ricordo esclusivamente per le caratteristiche di striking. Non vado molto in verticale sulla conoscenza di entrambi gli atleti, però probabilmente forse perché mi ricordo meglio Pokrašić, do favorito lui. Ok, io pure do favorito un po' Krajac perché comunque Maldonado sì, ha fatto bene contro Max Winnie che però non è un fighter da UFC a mio modo di vedere, mentre che Maldonado ha pure poi perso contro Kingsbury che è sì un fighter dalla struttura imponente, però anche lui è tutto meno che un atleta super tecnico. In questo senso vedo meglio per il croato Igor Pokrajac. Anche qua sfida piuttosto aperta, però appunto se devo dirvi la mia andrei appunto con il croato. Sfida successiva nella categoria dei pesi gallo tra Jeff Hogland e Yves Jabouin. Qua c'è sta, qua Ma c'è da sta. dove è uscito questo? Di che nazionalità è innanzitutto? Canadese Jabouin e quelli che l'hanno visto combattere dalla WBC se lo ricordano perché è probabilmente uno degli striker più spettacolari in circolazione. Poi uno dal nome non lo riconosce mai, però se lo si vede combattere è veramente uno stile Ah sì, forse ho capito chi è. Forse ho capito chi è. davvero spettacolare. Sì, ho capito chi è. Jabouin, L'altro se... però è Hellbound, sì. quello non so proprio chi è. Questo qua è quello che si è salvato da una condanna a morte contro Renan Barao. Perché se vi ric... Ah, ok, ci siamo. se vi ricordate, noi diciamo, ma Barao contro chilometro, hanno deciso di metterlo contro Jeff Hogland. Poi, cara grazia di Hogland, non è andata a finire così. È vero, è vero, è vero. Perché Hogland ha un match in UFC, l'ha vinto anche abbastanza bene, però al secondo incontro nella federazione numero uno di arti marziali miste al mondo, subito metterlo contro uno dei pesi gallo più promettenti aveva un attimino sapore strano, diciamo. Adesso chiaramente non è un incontro impegnativo quello come contro Barao, però Jabouin in piedi è uno dei migliori in circolazione a 135 libbre. Ha un attimino in passato subito magari sottomissioni di qualche tipo e non è un wrestler. Non lo so, anche questo match equilibrato, io vi dico, stilisticamente preferisco Jabouin, perché comunque lo conosco anche da un po' ed è uno degli striker più spettacolari in circolazione, punterei su di lui sia per quello e sia perché comunque è un fighter più esperto. Hogland l'abbiamo visto una volta, ha fatto abbastanza bene, ma non mi ha impressionato così tanto. Per quelle informazioni che abbiamo io andrei su Jabouin. Ok, Allora ti anche veniamo tutti critico. dietro. Ok, perfetto. Verso successivo, questo direi che alla fine li si conosce entrambi, Donald Cerrone contro Jeremy Stephens. Stevens crede molto in se stesso, infatti ha fatto un'intervista dove ha convinto che distruggerà il cowboy. Io non ne sono tanto convinto, anche se Cerrone contro Nate Diaz, non so quanto per meriti del californiano o per demeriti suoi, non mi è proprio piaciuto. Non è proprio entrato nell'incontro, si è intestardito a voler fare a cazzotti con il talento di Stockton, quando magari avrebbe potuto giocarsela un pochettino più utilizzando calci, provando un diverso tipo di incontro. Questo sarà sicuramente un match spettacolare, difficile che non lo sia. Io vedo favorito il cowboy. Concordo con l'analisi di Daniele. Insomma, cioè, Cerrone
ormai è lanciatissimo, a parte l'inciampo con Nate Diaz per diciamo anche la disamina che ha detto Danilo, insomma lo stile che ha voluto adottare, però tendenzialmente direi che in una nella condizione migliore della sua carriera, quindi tutto stiamo a puntare su di lui, vediamo quello che succede. Sì, Stephens comunque è un fighter ormai da molti anni in UFC, buono striker, potenzialmente anche lui è un avversario pericoloso per un altro striker come Cerrone, perché magari non è tra i più veloci o con una tecnica diciamo da accademica, però ha le mani veramente pesanti, per cui ogni striker quando scambia in piedi con lui tutto sommato rischia. In piedi non ha né sfigurato contro Anthony Pettis né anche contro anche Melvin Guilliard in passato, per cui potrebbe esserci anche dell'equilibrio nelle fasi in piedi. Il problema di Stephens in passato è stato il grappling e da quel punto di vista Cerrone ha un enorme vantaggio. Non lo so, anch'io andrei con Cerrone perché è probabilmente in una fase migliore della sua carriera, però è un match che io vedo piuttosto equilibrato anche questo. 60-40 o 55-45? 55-45 per Cerrone, direi. Ok. Come main event, a sorpresa, direi Amir Sadolla contro Jorge Lopez. Chi? Anche qua, tutto sommato, meritato. Il chi? Vabbè, Sadolla lo conosciamo, è ex vincitore dell'Ultimate Fighter. Ha un attimino alternato le prestazioni all'interno dell'ottagono, vittorie, alcune sconfitte contro fighter di primo piano, e via dicendo. Jorge Lopez è al secondo match in UFC e nel debutto ha perso contro Justin Edwards, che è anche lui è un ex Ultimate Fighter, per cui non stiamo parlando dei primi della classe. Ma Ma anche qua. io Sadolla me lo ricordo proprio al The Ultimate Fighter, e come persona mi piaceva e mi piace tuttora. Come combattente, insomma, diciamo che dall'ultimo incontro, quello che ha perso, me lo sono un attimino un po' l'ho tolto dalla mia lista dei preferiti, quella però ampia, non proprio i due o tre di categoria, ecco, diciamo così. Non capisco perché insistano, cioè, per esempio, perché Lopez è praticamente nessuno e viene da una sconfitta. Cioè, Stevens Cerrone, già solamente questo avrebbe meritato di più. Certo, non significa nulla, però Sadolla è uno di, anche giustamente in ottica, perché comunque ha vinto il The Ultimate Fighter, ok, però davvero stanno facendo di tutto per pubblicizzarlo a dovere. Questo non so che aspettarmi da questo incontro, ho come l'impressione che questo Lopez sia messo un pochettino lì per far bella figura a Sadolla, però non me lo ricordo, quindi potrebbe non essere così. Staremo a vedere. Sì, onestamente neanche io me lo ricordo il match in UFC di Lopez, però proprio basandomi su calcoli simil matematici, Justin Edwards non è un brocco, ma non è neanche un fenomeno. Detto questo, dato che appunto sembra un match fatto apposta per far riprendere un attimino Sadolla, salvo sorprese, io andrei con Amir Sadolla, perché comunque per quanto è un fighter completo, patisce un po' i wrestler e gli striker superiori. Lopez non credo che sia il numero uno in nessuna delle due specialità, di conseguenza andrei con lui. Ok. Main event della serata sarà un incontro con possibili ripercussioni intitolate nella categoria dei pesi piuma tra Chan Sung Jung e Dustin Poirier. Chan Sung Jung, prima che Fabrizio inizi a gridare, è il Korean Zombie. Ecco, perfetto. Me l'hai bloccato in Chiamiamolo una. così. Anche nel titolo proprio dell'evento c'è Korean Zombie, Eh perché sì, perché poi neanche loro sanno come si chiama. pensavo di una presa in giro, Chan Sung-jung, ma che cos'è? Poi non so se hai letto un'intervista proprio al Korean Zombie, Fabrizio, in cui dice che praticamente gli asiatici non piacciono alle donne americane.
insomma, su Ariani Celeste, insomma, ho detto sì, sì, bella, però come dire, tanto non mi faccio avanti perché tanto pensano che io ce l'ho piccolo, quindi... Va benissimo. Vabbè, tanto seri, questo è un incontrone, certo, un main event un pochettino non pesante, ecco, mettiamola così, però sicuramente un incontrone. Per quanto riguarda la chance titolate per il titolo, per andare per il titolo, Korean Zombie è uno di quei pochi che ha detto sì, se mi date la title shot io vado contro Aldo, mentre gli altri, tra l'altro includendo Poirier, hanno detto no, 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 voglio un altro incontro. C'è questa anomalia in questa categoria, tutti sì, hanno paura del campione, sì. E compreso il Atsuyoki, che dovrebbe essere il numero due al mondo, non ha voluto andare per il titolo e quindi ci manderanno chi? Eric Koch, sì. Oh, che non si sa chi è, comunque, no, manderanno lui. Questo è un incontrone, cioè questo è imperdibile. Che altro dire? Chi favorito? Secondo me Poirier. Non so voi. Guarda, un po' particolare. Allora, come dicevi te, allora, un po' particolare il main event perché non sono due nomi stellari che possono attirare chissà quale pubblico, visto anche solo il main event. Probabilmente a me, stilisticamente parlando, mi piace più il Korean Zombie, quindi lo vedo favorito per un discorso stilistico di lotta a terra, eccetera. Può nascere sicuramente un bello incontro, non mi aspetto tanto, ecco, io sono sincero, da questo incontro, come del resto, tutto il resto della card. Però tanto a livello di spettacolo o cosa? Io parlo proprio dal punto di vista dello spettacolo, insomma. E quindi dicevo, se anche non è stilisticamente mi piace, anche se non è tra i più raffinati, insomma, direi che ha dito lui come favorito in questo caso. Sì, guarda, secondo me invece potrebbero regalarci un bello spettacolo tutti e due, perché sono due aggressivi che sono sia bravi in piedi che a terra. No, tecnicamente il Korean Zombie in piedi, nonostante abbia anche un passato nel K1, non è molto tecnico per essere buoni. Tuttavia c'ha anche lui quella cosa lì che fa tanto nell'MMA, vale a dire un ottimo mento e le mani assai pesanti. Di conseguenza è un buono striker. Poirier anche lui è un buono striker, come dicevamo prima, a terra sono equilibrati, però forse vedo meglio Poirier, perché appunto dal punto di vista tecnico in generale è un passo avanti, poi più giovane, emergente, secondo me ce la può fare. Danilo, tu chi avevi puntato? Sì, secondo me Poirier. Ah, ok. Poirier. Bene, dai, chiudiamo. Quindi nuova sfida in casa MMA Zone. Tutti contro Forconi, Esatto. Benissimo, dai, chiudiamo un attimino qua il nostro excursus sul UFC, sul panorama internazionale. Andiamo un attimino a parlare di Italia, perché questo sabato 19 maggio ci sono, almeno che noi conosciamo, due eventi di arti marziali miste, o quantomeno che contengono anche le arti marziali miste nel nostro territorio. Iniziamo a parlare della resa dei conti 15, che si terrà sabato 19 maggio a Livorno. Esatto, a Livorno. Anche lì siamo presenti per coprire l'evento, e hanno una card interessante. Insomma, la resa dei conti è uno di quegli avvenimenti che ci sono presenti da molto tempo sul territorio, quindi hanno anche loro una conoscenza buona, voglio dire, degli atleti presenti e quindi di conseguenza anche del matchmaking. La resa dei conti si affida, diciamo così, tra virgolette, alla suddivisione dell'MMA fatta dalla WMMAF, World Mixed Martial Arts Federation. Cioè, vuol dire, questa federazione divide in tre categorie l'MMA.
diciamo ci butta dentro una quarta, ma non c'entra niente con l'MMA perché riguarda esclusivamente il grappling. Quindi diciamo ne trovate quattro, ma delle MMA pure ne sono tre. Si dividono in MMA Elite, MMA Light e MMA Full. Allora, l'MMA Light sono quelle che conosciamo e che si sentono dire, cioè hanno le protezioni più maggiori, quindi i guantini più imbottiti, hanno il parastinchi e a terra non si può colpire in grande pound al volto. Che in questo caso non ci saranno, quindi in questo evento, eventi di MMA Light, ma bensì solo di MMA Full e MMA Elite. Le MMA Full sarebbero sostanzialmente la shoot box. E ci sono anche qui, hanno fatto una buona card. E citiamo questa chiamata, diciamo, undercard, mettiamola così, la citiamo con piacere perché sarà presente anche un personaggio, un affezionados del nostro forum, oltre che un nostro amico, che è Andrea Milano. E quindi per citare l'incontro, se la vedrà contro Barbero Fabio. Dai, Emilo, dai! Negli 86 kg, quindi siamo leggermente di parte, che lo conosciamo, però solitamente, come spesso ci accade vedendo anche altri eventi, questi denominati undercard, in questo caso MMA Full, danno sempre un alto tasso di spettacolarità e permettono un ventaglio di tecniche veramente molto ampio. E poi abbiamo la card che comprende l'MMA come tutti lo conosciamo, ridenominate in questo caso per questo evento MMA Elite. Ci sarà anche un incontro femminile, quindi vado a leggere velocemente la card partendo dall'incontro femminile. Quindi nei 64 kg ci sarà Moretti Giulia contro Borgognoni Valentina. Proseguiamo poi con i 78 kg maschile, dove vediamo Puccinelli Gianluca contro Sainato Domenico. Nei 71 Sanna Daniele contro Ningiotti Michelangelo. Nei 65 Sarullo Francesco contro Borsei Eugenio. Negli 81 Pietrini. Sì, c'è un po' di confusione. Okay. Sì, prazzo, poi quindi. Okay. No, è siberiano, per cui è un nome. Ah, ecco, perfetto. Quindi c'è confusione proprio nello scrivere. Esatto. Viene dal team Kratos, quindi di Davide Morini. Sì. So, perfetto. Poi abbiamo gli 81 kg, dove c'è Pietrini Giorgio contro Matto Andrea. E nei 76 il main event di questo evento, che vedrà Davide Morini, già conosciuto sulle nostre pagine, contro Foscarini Ismael. Quindi in generale questo evento ha un alto tasso di spettacolarità, visto ci sono giovani talenti in ballo, sia in undercard che in main card. Tutta l'attenzione a livello forse un po' più macroscopico è proprio sul main event. Quindi rivedremo nuovamente l'azione di Davide dopo il Milano in The Cage 2 contrapposto a Celotto. Abbiamo visto un pareggio, quindi vedremo anche in qualche modo la voglia di Morini di ritrovare finalmente una vittoria netta, magari anche prima del limite. E contrapposto a questo Foscarini Ismael, che le notizie più, diciamo, più accreditate che abbiamo è che è un discreto striker. Quindi vedremo un incontro portato da Foscarini, tutto sullo striking. Vediamo Davide questa volta come si riuscirà a destreggiare. Sì, una domanda, se lo sai, dove si tiene l'evento e quanto costano i biglietti? Allora, l'evento si tiene al Palamacchia di Livorno. Sto vedendo se trovo esattamente la via, tutto quanto, ma chi è di zona sicuramente lo conosce perché dicono che è un palazzetto abbastanza conosciuto. I prezzi ovviamente non pervenuti. Ah, ok. Parlando del main event tra Ismael Foscarini e Davide Morini, gli scorsi. Ricordiamo essere in gabbia, questo non l'ho detto, quindi è un evento totalmente in gabbia. Gli scorsi giorni ho intervistato Davide Morini e a breve, poi in base a quando sentite la registrazione, l'intervista sarà già online o meno.
ha appunto parlato un po' del suo avversario e che è al debutto nelle MMA, però ha una cinquantina di incontri tra varie discipline di striking, per cui appunto come diceva Fabrizio, lo striking è il suo forte, al debutto nell'MMA e via dicendo. E proprio mentre parlavamo con Davide Morini, il nostro atleta ha voluto salutare MMA Mania e il programma MMA Zone. Un saluto a tutti gli amici di MMA Mania, in particolare a Roberto e Danilo. Ma Davide, non saluti anche Fabrizio? Ma chi è sto Fabrizio? Ok, perfetto, grazie. Così va bene, almeno come dicono a Roma, lo facciamo rosicare. Torniamo in diretta registrata e caro Forconi, hai visto il karma, eh? Cosa ti ha fatto? Mi è tornato indietro. Vorrei quasi essere piccato di questa situazione, ma visto che con Davide Morini non conviene essere piccato, quindi prendiamolo a ridere. Per chi non fosse al corrente degli screzi all'interno del programma radiofonico, quando Fabrizio aveva intervistato Alessio Sacara, aveva un attimino organizzato una combutta ai danni miei e di Danilo, e e noi con la collaborazione di Davide Morini, che si è gentilmente prestato a scendere al nostro livello bassissimo, diciamo, gli abbiamo ripagato il nostro Forconi con gli interessi. Grazie. Bene. E quindi mettete i sottotitoli e non finisce qui. Perfetto. Bene, allora, dunque, per cui se siete in provincia, se abitate in provincia di Livorno, siete in zona, combatte qualche vostro amico, siete in Toscana, via dicendo, 19 maggio, non perdetevi la resa dei conti, che è un evento storico di sport da combattimento, negli anni ha proposto da sempre le MMA, affiancate a eventi, match di striking, via dicendo, comunque essendo appunto la 15ª edizione, uno degli eventi storici italiani e del panorama toscano, per cui se potete andare non perdetevi questo gala storico. Non è l'unico, tra l'altro, il destino, oltre a punire Fabrizio, ci regala delle cose curiose, perché come dicevamo prima, Davide Morini e Alex Celotto avevano pareggiato nel loro match tenutosi a Milano in The Cage, e il 19 maggio non combatterà solo Davide Morini, ma a Milano e non a Livorno anche Alex Celotto avrà la sua sfida, perché nel corso dell'evento The Night of Kick and Punch, organizzato da Angelo Valente, ci sarà anche un match di MMA, che è appunto una novità di quest'anno. Vi ricordo l'evento, si terrà al Pala Badminton di via Cimabue 24 a Milano. E ci sarà l'aggiunta appunto di un match di MMA che vedrà appunto Alex Celotto contrapposto a Sergei Popa. Alex Celotto, appunto, lo conosciamo, ha già combattuto a Milano in The Cage. Trovate online un'intervista che gli abbiamo realizzato di recente. E Sergei Popa è comunque, si può dire, l'atleta di punta del Bulldog Clan di Bologna, un buonissimo peso welter e una grande sfida per gli amanti dell'MMA. Uno dei match, forse tra i due non c'è questo trascorso di parlare di una sfida come è accaduto tra Celotto e Morini, però comunque è un match tecnicamente di valore. Per cui ve lo dico un'altra volta, sabato 19 maggio al Pala Badminton di via Cimabue 24 a Milano, in questo gala che si occuperà principalmente di discipline di striking, quindi K1 e via dicendo, ci sarà anche un match di MMA tra Celotto e Sergei Popa. Io sarò presente e poi vi faremo sapere, come al solito, dopo gli eventi con reportage fotografici e quant'altro. Ok. Benissimo. Ritorniamo un attimino a parlare di panorama internazionale, perché questo sabato, oltre ai due eventi italiani, fate così allora, voi andate a Livorno la mattina, vi guardate la resa dei conti, tornate a casa verso Milano, vi guardate anche l'evento di Celotto, poi tornate a dormire e vi guardate la Strikeforce, perché il 19 maggio ci sarà l'evento Strikeforce Barnett vs Cormier, che vedrà appunto, finalmente anche, concludersi il torneo dei pesi massimi Strikeforce. Finalmente, dopo 44 anni. Oh, vabbè. Sì. Uno se l'è anche scordato che esisteva un torneo dei pesi massimi Strikeforce. Sì, in ottica torneo, diciamo hype a zero, anche perché voglio dire,
adesso la Strike Force è della Zuffa, quindi voglio dire, non è che ha tutte quelle motivazioni dietro per poter sfruttare a dovere questo torneo. Incontro sicuramente interessante. Barnett, veterano, molto più completo di Cormier, però stilisticamente Cormier è difficile per Barnett, in quanto viene dalla lotta libera, è stato anche un olimpionico, quindi comunque sa il fatto suo. L'incontro quindi potrebbe risolversi e svolgersi prettamente in piedi, dove si dice che Cormier abbia un vantaggio. Io lo vedo più che altro perché è molto più veloce, non tanto perché è molto più completo o più efficace. Però qualora Josh Barnett riuscisse a portare a terra l'atleta di colore, per Cormier sarebbe veramente la fine, perché Barnett è uno dei migliori grappler nelle MMA. Per quanto incontro interessante, e vediamo. Il vincente non andrà subito in UFC, ma dovrebbe avere un altro incontro in Strikeforce contro non si sa chi, perché non ci sono più pesi massimi. Esatto. Probabilmente contro Scott Coker, che dovrebbe essere più peso massimo. Sì. No, però guarda, questo incontro ha più il sapore di un semplice, sempre tra virgolette, main event pesi massimi della Strikeforce, che tutto diciamo l'appeal mediatico che aveva all'inizio di una finale dei migliori pesi massimi al mondo dell'MMA. Nello specifico, ovviamente, come tutti sanno, Barnett è il mio preferito, quindi non vedo assolutamente nessuno sopra di lui se non Fedor. E per Cormier possiamo dire che si ha Santi, ha un livello di lotta decisamente buono, voglio dire, su quello lo possiamo affermare, essendo stato alle Olimpiadi. E però sì, vedo proprio che non può resistere in piedi contro Barnett, insomma non può imporre il gioco anche solo dello striking o della takedown defense. Io vedo che va giù e viene finalizzato al primo round da Barnett. Sì, io mi trovo un po' più vicino alla visione di Danilo, nel senso che Cormier stilisticamente è effettivamente appunto uno dei peggiori avversari per Barnett. Detto questo, è anche giusto considerare Barnett favorito, perché è un fighter più completo, più esperto e quant'altro. Cormier tutti lo davano spacciato anche contro Bigfoot Silva, ma forse quel match lì ha fatto cambiare idea a molti. Vediamo, in ogni caso incontro davvero interessante, e per quanto nessuno si sarebbe aspettato una finale del genere a inizio torneo, però comunque un match di valore, e su questo c'è poco da dire. Dovessi puntare su un favorito, direi Barnett, ma appunto, come dicevo prima, match equilibrato, quantomeno sulla carta. Ovviamente se va a terra Barnett con Cormier schiena a terra, sono cazzi, come diceva, certo, un simpatico sbirro della 25esima ora di Spike Lee. Vabbè. Allora. Guarda che io lo vedo in difficoltà Cormier sia schiena a terra che dalla top position, non proprio in monta, ma insomma secondo me è in difficoltà in entrambi i casi, visto le capacità da grappler di Barnett. Benissimo, passiamo a match successivi. Ci sarà un incontro per il titolo dei pesi leggeri Strikeforce tra Gilbert Melendez, il campione in carica, contro Josh Thompson. Chi? Ah no, forse terzo match tra i due, se non sbaglio. La bella. Praticamente, per quanto mi riguarda, zero hype per questo incontro. Ci sta la title shot, perché voglio dire, in Strikeforce non c'era nessuno più meritevole e anche diciamo più vendibile di Josh Thompson, però un incontro che proprio non mi interessa. Preghiamo che a vincere sia Gilbert Melendez, che tra l'altro è chiaramente super favorito,
però dovesse compiere il miracolo Thompson, sarebbe proprio un disastro per il proprio Landers, che si ritrova incastrato in Strike Force, e quando magari avrebbe meritato lui la title shot per il titolo UFC, in quanto è considerato da molti il possibile numero uno al mondo. Beh, sì, un anno o due a questa parte, poi a seconda dei calcoli. È strano però che in effetti non ci sia grande hype dietro questa sfida, che beh, c'è un po' un pensiero comune. Beh, in effetti forse le ultime prestazioni non troppo esaltanti di Thompson spingono verso quella direzione, però ricordiamo che il secondo me sono state due belle sfide quelle tra Melendez e Thompson, però ricordiamo che soprattutto il secondo match tra Josh Thompson e Gilbert Melendez, che si è tenuto all'evento Strikeforce Evolution del 2009, era stato o il miglior match del 2009 o uno dei migliori match del 2009, perché erano stati 25 minuti ad un'intensità veramente disumana, e se le erano date come due pazzi, veramente era stato un incontro spaventoso. Purtroppo appunto le ultime performance magari un po' sottotono di Thompson, che poveraccio è spesso vittima di infortuni, perché comunque tecnicamente completo, grande atleta, ce le ha tutte, è anche un bel ragazzo, c'ha proprio questa sfiga, c'ha questa sfiga che è veramente si infortuna spessissimo, sia in allenamento che dopo gli incontri, ed è una cosa che ha un po' limitato la sua carriera. Questi infortuni hanno un attimino, diciamo, limitato le performance dell'americano recentemente in Strikeforce e anche in Giappone, che ha una sconfitta contro Kawajiri appunto nel dicembre del 2010. Vediamo, Melendez ovvio favorito per tutti questi motivi, la speranza di un buon match ovviamente è l'ultima a morire, però visto le passate sfide tra i due. Ecco, sì, vedendo lo storico dei due, sì. Ok. Conconi, chi vede lei meglio? No, beh, io sono affezionato e convinto del fatto che Melendez è probabilmente il numero uno. Insomma, basta vedere due incontri di Melendez per vedere come impone il gioco, e secondo me è decisamente ora che si metta in gioco con migliori pari livello suo o nei dintorni in UFC, insomma. Quindi questa sfida io, anche considerando lo storico, come dicevi tu, dei due, per tirare fuori un buon incontro, vedo favorito Melendez e spero che vada diretto, dopodiché vada diretto in UFC. Main card vedrà quattro incontri. Il terzo match in programma è un altro incontro davvero esplosivo nella categoria dei pesi massimi leggeri tra Rafael Cavalcante e Mike Kyle. Questo proprio incontrone, perché due striker, e tra l'altro secondo me Mike Kyle può fare il colpaccio, perché magari come fighter potrebbe non essere altrettanto completo, parlo del, ma non sono sicuro, però sicuramente è più resistente in piedi. Secondo me Fei Zhao non ha un gran mento, e l'abbiamo anche già visto, fortissimo in piedi perché mena come un fabbro e poi gigantesco, però anche Kyle lo è. Questo comunque è proprio un incontrone, una versione, diciamo, massimi leggeri di Stevens Cerrone, ecco, mettiamola un po' così. Ricordiamo che Fei Zhao è il soprannome di Cavalcante. Esatto, e ricordiamolo che è lo sparring partner di... Chi? Ah no! No, di Anderson Silva. Già, sì, è vero, sì, lo sapevo, è vero. Già che ricordiamo tante altre cose, ricordiamo che Mike Kyle e Fei Zhao si erano già affrontati sempre nella Strikeforce nel 2009 e, come ha detto saggiamente Danilo, che anche Mike Kyle potrebbe fare il colpaccio, in quell'occasione vinse Mike Kyle per TKO al secondo round. Per cui Cavalcante è forse più in alto nei ranking, però come si dice sempre, styles make fights, cioè gli stili fanno gli incontri, e potrebbe veramente appunto fare l'upset. Detto questo, comunque vada, salvo maledizioni o gufate che gli stiamo per fare noi, questo sarà un match dai fuochi d'artificio. Diciamo che fra tutta la card, quella che veramente può
può esaltare il pubblico, far scattare dalle sedie, è questo. Sì, beh, guarda, tutti e tre i match detti fino adesso sono belli incontri, dando una gran paga alla card dell'UFC, detto tra noi questi tre match. Però, beh, noi li guardiamo tutti, per cui settimana Esatto. prossima abbiamo un bel po' di roba a cui parlare. C'è anche una differenza comunque sostanziale sia per quanto riguarda l'evento, perché comunque oggigiorno gli eventi strike sono tutti pesanti, perché sono di meno e accorpano le card che prima erano i challengers, praticamente qui vanno a finire sui ordinari. E poi un discorso, diciamo, anche di numeri, cioè lo stipendio di Josh Barnett copre tutto quello della card su Fuel 3, voglio dire. Sì, è vero. Ok, altro incontro. Questo qua te lo faccio leggere a te, Fabrizio. L'ultimo match della main card lo leggi tu Io mi e lo rifiuto, commenti tu. abbandono la trasmissione. Sono Questo ma lo che leggi tu e lo commenti tu. Prima della trasmissione, perché io sono un professionista, stavo leggendo la card. Mi è venuto un colpo al cuore, al corretto. Cazzo, volevo andare a vedere il record per arrivare preparato. Anche guardando il record non ho la minima idea di chi siano. Per cui, tutta roba tua, Fabrizio, vai. Allora, l'unica cosa che tutti conoscono di questo incontro è la categoria di peso. Quindi ci limitiamo a dire ci sarà un incontro nei pesi welter, perché no, beh, allora l'incontro è tra Nashon Burrell contro Pang, altrimenti detti chi e chi due. Uno contro l'altro per vedere qual è il chi maggiore che esce fuori tra questi due personaggi assolutamente sconosciuti alle realtà mondiali delle MMA. ma Vai, io, guarda, sono d'accordo con te, Fabrizio. Mi affido alla tua disabilità tecnica. Chiarito. Direi che possiamo chiudere con l'evento Strikeforce. L'evento No, 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 Strikeforce no, 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 che è. No, 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 chiudi, no. che chiudi? Frena, frena. Premiamo. Perché nella preliminare ci sono degli incontri interessanti. Allora, punto uno, c'è quel Carlos Augusto Guto Innocente figlio, praticamente 84 nomi e cognomi, che Team Black Zillions e dovrebbe essere un prospetto interessante. È un nuovo Poi, talento? no, 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 no. Poi c'è l'incontro tra Quinn Muller, Sì? Che che affronta Yuri Villefort. è Ecco, un Yuri nome, dai. Villefort è un. Non combatte praticamente dalla seconda guerra mondiale perché ha avuto un infortunio dopo l'altro, Morello. Anche lui passato dall'American Top Team al Black Zillions, fratello del più famoso Danilo, e prospetto super interessante, quindi direi che il vincente tra questi due potrebbe essere un nuovo piccolo Rory McDonald della Strikeforce. Ok, quindi richiudiamo con l'evento Strikeforce che andrà in onda sabato nella notte di sabato 19 maggio a partire dalle 4. Non mi sono informato, ma è sempre stato così, non vedo perché debbano cambiare le cose. Per cui direi che così sia. E, bene, allora un altro evento, tanto per buttare un po' di carne al fuoco, che ci sarà invece non sabato 19, bensì venerdì 18, è l'evento Bellator 69. La Bellator la stiamo trattando un po', la prendiamo, però anche questo evento, 4 match, tutti degni, diciamo 3 match su 4 degni di attenzione quantomeno. Ci sarà la finale del torneo dei pesi medi tra Michael Falcao e Andreas Spang, o Spang, sai il cavolo. Una semifinale del torneo dei pesi welter tra Karl Amosu e David Rickards e un match femminile veramente interessante tra Megumi Fuji, la quale prima di perdere l'anno scorso nella finale del torneo dei pesi di Bellator era una delle migliori fighter femminili pound for pound, combatte in una categoria molto più leggera rispetto alla Cyborg, combatte nelle 115 o 125 libbre, ora non ricordo, 115. 115, ed era appunto considerata una superstar fino a quel match lì. Comunque, secondo molti, anche le hanno fregato perché i punti avrebbe dovuto vincere lei. Che affronta Jessica Aguilar, che è anche lei una fighter, un volto noto della Bellator. E sì, questo qua è uno dei match femminili di MMA di più alto livello nel panorama mondiale delle arti marziali miste.
Il quarto match lo farei leggere ancora una volta Fabrizio per i motivi che dicevamo prima. Madonna, ma chi sono questi? Allora, i pesi massimi, giusto? Eh sì. Bene. Ron Sparks, vabbè. Ha già combattuto nella Bellator, vabbè. Sì, è un testa a pera ridenominato. Che se vedete la foto della testa è a pera proprio, è una pera. E contro il, direi, il famigerato, direi anche probabilmente ricercato in 13 stati americani, più o meno, visto il viso, il famosissimo Kevin Asplund. Asplund, che con questo nome uno dice come fai a non essere famoso? Come fai? Il pronome è Concrete. Concreto. Tra l'altro grande record questo qua, Sì, sì, certo, finché combatte a... è una vittoria importante, però finché combatte in via Giulio Cesare 32 con gli amici dell'Androne, sì. Poi vediamo quello che succede. Tu su chi punti, Fabrizio? Ah beh, allora io direi che punterei su Concrete, perché uno col cognome Asplund, come fai a non puntare su di lui, direi. Esattamente. Prima di salutarci diamo qualche notizia generale fornita dal nostro ANSA Danilo Brutti. Allora, hanno ufficializzato il The Ultimate Fighter Australia contro Regno Unito, che dovrebbe andare in onda, penso, tra settembre e ottobre, credo. Sì, avevo visto che quest'estate facevano i tryouts, per cui nell'autunno o primo inverno andrà, sì. In Australia o in Inghilterra? Bella domanda. Ok. Non ho idea. Come non si sa ancora chi saranno i coach, ancora, o le categorie di peso, ancora un po' un discorso prematuro. Però, comunque, interessante perché... Perché è un secondo Ultimate Fighter internazionale. Ecco, diciamo forse che... sono un po' troppi questi di Ultimate Fighter. Non lo so. Vabbè. Inizia a diventare impegnativo per noi seguire tutte le cose. Diciamo la verità. Ok, poi hanno ufficializzato l'incontro titolato tra il campione Jones e Dan Anderson per settembre a Las Vegas, UFC 151, primo settembre se non sbaglio. E poi il 149 che si terrà a Calgary in Canada è sold out. Alberta. Bravo. È sold out. Famoso per basta, non dico più. È sold out il nostro Chiama si è infortunato purtroppo e verrà sostituito da Siar Adurzada, che affronterà quindi Thiago Alves, incontro stilisticamente sicuramente più esplosivo e anche più equilibrato. Poi, niente da fare per l'MMA New York neanche quest'anno, quindi se ne riparerà per il 2013. Sembra che abbiano praticamente, cioè a New York è legale guardare un film pedopornografico online, basta non scaricarlo, però è legale svolgere un evento di MMA. Questo succede a New York. Sembrerebbe per vari cavigli e varie letture di sì, chiaramente sono quelle anomalie molto care agli avvocati, però un'anomalia che c'è va sicuramente risolta. Ultima news è quella del nostro amico Nick Diaz, che praticamente domenica potremmo farci una puntata che sabato sera, esatto, avrebbe dovuto tornare al jiu-jitsu brasiliano affrontando Braulio Estima, un mostro della disciplina, anche un pochettino più grande fisicamente di lui, però Nick Diaz ha deciso di non presentarsi all'incontro lasciando Estima solo sul tatami. Sembra, ma sappiamo che possono essere delle scuse assurde di Nick Diaz, che non si sia presentato perché Estima non era alle concordate 180 libbre il giorno del peso, oppure un'altra indiscrezione da che praticamente Nick Diaz avrebbe voluto donare la borsa in beneficenza, ma qualche problemino con con qualcuno della federazione, forse, non lo so, con il promoter dell'evento esatto, questa cosa non era possibile, cosa strana, forse solamente a livello burocratico non era possibile,
ma l'atto pratico sì. Comunque questa è un'altra notizia che sembra che abbia fatto desistere Nick Diaz dal partecipare, o quantomeno informare che non avrebbe partecipato all'evento. Quindi Nick Diaz è sparito un'altra volta. Ci sta abituando a queste fughe, il buon Nick Diaz. Dicevamo che è una notizia a cui ci potremmo fare una puntata, perché i risvolti sono talmente tanti. Dal fatto primo che l'intero evento era trasmesso in streaming live al costo di $10. Quindi oltre a tutte le persone, l'evento si svolgeva all'interno del primo Expo mondiale di Brazilian Jiu-Jitsu. Quindi oltre a tutte le persone interessate, ma a livello mondiale, non solo americano, si svolgeva a Long Beach, che erano andate lì per l'Expo e per vedere questo main event di grande richiamo, anche tutte le persone nel mondo che hanno comprato l'evento. Quindi direi che la cosa si ingigantisce. Se vogliamo ci mettiamo dentro anche il discorso che Nick Diaz ha voluto evitare la seconda sconfitta dell'anno livello macroscopico, cioè la prima contro Saint-Pierre e la seconda contro Estima, perché per chi non seguisse in particolare il panorama del Brazilian Jiu-Jitsu e del grappling, questo personaggio, Brawley Estima, praticamente è il più titolato a livello gi e no gi, quindi Brazilian Jiu-Jitsu col kimono e grappling rash guard e pantaloncini. È una specie di fusione, per farvi capire, per entrare nel nostro mondo, tra Anderson Silva e Saint-Pierre, non a livello chiaramente stilistico, quanto a livello di record, insomma, di medagliere, di essere superiori agli altri. Quindi il buon Nick, anche in un campo al di fuori dell'MMA, fa parlare di sé. L'ultimo rumor sulla possibile assenza di Nick Diaz che circola per la rete è che lui e la sua amica Ronda Rousey erano andati a farsi un bel weekend d'amore, o no, Fabrizio? A quanto pare ci sono questi rumor che vogliono un rapporto non solo tra atleti, tra colleghi dello stesso team, o scambio di tecniche tra i due. Infatti, per chi non lo sapesse, Ronda Rousey è molto legata ai fratelli Diaz, a quanto pare in particolare a Nick, e questa vicinanza fa presupporre che hanno fatto la famosa fuitina, hanno disertato per andare verso lì di lontano insieme. Difatti gira anche un video su YouTube nel quale Ronda difende in qualche modo Nick Diaz da questa assenza. Ok, chiudiamo con una notizia un po' più seria, perché tutto quello che abbiamo detto su Nick Diaz e Ronda Rousey è frutto delle nostre menti malate, che l'evento UFC on Fuel TV 3 dovrebbe andare su Sky Sport alle ore 2. Ah, perfetto. Ho appena beccato in rete... Ho letto un commento di Alex Dandy in rete adesso e dice questo. Se poi non dovesse essere così, www.alexdandy.com. Esatto. E potete reclamare. È vero, c'è un'ultima notizia che farà ancora più piacere a Fabrizio, e la farei un attimino... Oh mio Dio. Presentare a Danilo. Ah, io no, Fabrizio? No, vero. Allora li vuoi proprio male. Vuoi che parlo a Rutti di questa notizia? Comunque la news riguarda il nostro amico Mohamed Queen Mo Laval, che praticamente cacciato dalla Strikeforce perché beccato positivo, poi praticamente aveva dato della razzista e altre parolacce alla tipa della commissione atletica. Praticamente ha firmato un duplice contratto, uno con il Bellator, che potrebbe debuttare non prima di ottobre, l'altro con la Bellator. La Bellator è la federazione di pro wrestling che va su Spike TV, quindi partner del Bellator, perché sappiamo che il Bellator a gennaio andrà appunto su Spike TV. Quindi mo diciamo che ha abbracciato questa causa, adesso è il sogno della sua vita stare lì, potersi allenare con Hulk Hogan, bla bla bla. A me mi sembra tanto uno che si schiera perché gli fa comodo, non per giuste ragioni o per reale passione.
cioè da dire che come fighter potrebbe tranquillamente dominare la categoria massimi leggeri in Strikeforce, perché voglio dire, non ci sono grandi fighters lì, e poi potrebbe comunque essere sfruttata a dovere anche nel pro wrestling, che comunque già che si chiama King Mo, fisicato, comunque qualità tecnico-atletica, si deve imparare giustamente a non far male a nessuno, e potrebbe riciclarsi un ottimo pro wrestler. Certo, il discorso è un piede in un mondo, un piede nell'altro. Cosa succede se King Mo ha un incontro nel Bellator ma si fa male in TNA? Oppure cosa succede se è il campione TNA ma sta preparando un incontro per il Bellator? È un po' una scommessa, sicuramente sarà un successo per il suo portafogli, però speriamo che non diventi una costante in futuro di questi fighter pro wrestler a tempo determinato. Ma Dio mio, speriamo di no, che sarebbe una cosa aberrante. Ma cioè, vabbè, io non mi astengo dal commentare, perché so che ci sono anche tantissimi fan del pro wrestling. Sapete che io sono contrario specialmente a punti di contatto fra sport dell'MMA e l'intrattenimento del pro wrestling. Quindi diciamo che questa scelta, probabilmente sì, in patria, perché poi avendo più polso la situazione, che mo magari sicuramente favorirà il suo portafoglio, non favorirà la stima di tante persone che seguono lo sport. Parlando di MMA e King Mo, allora come lo vedi, Fabrizio, King Mo contro il campione dei pesi massimi leggeri Bellator, che lo saprai sicuramente, si chiama Christian Pumbu. Oh, Pumbu! È Christian Pumbu? Sì. Beh, direi che come... cioè, ma dove combattono? In TNA o... vedere poi le regole. Ah no, non so. Io passo. Va bene, dai, dopo questa chiusura... Prego. Roberto, non hanno ancora ufficializzato il torneo massimi leggeri, quindi magari lo posticiperanno a ottobre proprio per farci rientrare dentro King Mo. Potrebbe essere un'idea, anche perché voglio dire, è un torneo senza nomi, senza interessi, questo stesso discorso per i massimi. E niente, speriamo che faccia bene più alla Bellator che a King Mo, ecco, questo esperimento, mettiamola un po' così, va. Bene, dunque direi che le nostre figuracce le abbiamo fatte anche questa settimana, e da tutti i nostri ascoltatori va il nostro più cordiale saluto, e ci sentiamo martedì prossimo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, e mi raccomando, fateci sapere qualche commento qua sotto, magari se volete sapere qualche notizia da approfondire la prossima volta la approfondiremo. Se volete insultarci, insultateci anche, e noi gireremo tutto al buon presidente, che prenderà le dovute conseguenze. Ma in quel caso noi il programma lo facciamo lo stesso, ricordate. Ciao!